il più grande museo delle scienze d'Italia e di certo ci permettiamo il più bello, perché racconta 800 anni di storia e ricerche scientifiche dell'Università di Padova. Il Museo della Natura e dell'Uomo, inaugurato a Padova a Palazzo Cavalli, è un museo delle meraviglie. Come ha detto la rettrice Daniela Mapelli, tagliando il nastro, racconta una storia, ma si potrebbe dire che racconta 200.000 storie, tanti quanti sono i reperti che custodisce e che sono un patrimonio che era interamente già in possesso dell'Ateneo, ed è anche questo a renderlo unico. Ci sono piante, minerali, animali, fossili, c'è tutta la tecnologia della modernità assieme ad un tesoro fatto di ricerche minuziose su tutto ciò che fa il nostro mondo, dalla pre-preistoria ai tempi moderni. Una storia che ci racconta con mille espedienti che siamo tutti parte di un mondo di meraviglie, di un mondo capace di sorprenderci, sia che si osservi un innocuo mollusco, una conchiglia, una farfalla, un rettile, oppure il ragnetto dei muri di casa, il temibile squalo, l'amico delfino gronco, il suono del capodoglio, o lo scheletro di una pantera, fino al re della foresta, a quello dei boschi, a quello dei cieli o al nostrano cinghiale. Una storia che ci parla dell'evoluzione del nostro pianeta e che ci mostra quello che rischiamo di perdere o che è già andato perduto, gli animali o le piante estinte e quelli che rischiano di estinguersi oggi. Ad ogni angolo è una sorpresa che comprende, a fianco della modernissima nuova struttura, lo stupore del colore degli affreschi di Palazzo Cavalli, dove soggiorna, immobile nella sua teca, la tartaruga liuto di Papa Clemente XIII. Io non credo che i cittadini padovani si aspettavano questo, perché noi abbiamo tenuto veramente nascosto quello che stavamo facendo in questi 2 anni e mezzo, nonostante posso garantire che c'erano dei giorni in cui in questo edificio lavoravano 100 persone simultaneamente nello stesso posto, e quindi tenere segreto quello che stavamo facendo non era facile, quindi ma lo tenevamo segreto solo per stupire ancora di più. È un posto incredibile, è un'avventura, una storia, cioè uno può entrare qua dentro e rimanerci ore, ecco, anche se io suggerirei di non farlo tutto in una volta, perché è talmente grande, io mi godrei una sezione alla volta, quindi davvero abbiamo 4 sezioni bellissime, abbiamo dei reperti eccezionali, ne abbiamo alcuni che sono davvero emblematici e raccontano la storia di questa università. E forse questo è il punto forte, no? Quando noi raccontiamo ai nostri colleghi in giro per il mondo, abbiamo fatto un museo grandissimo e l'abbiamo fatto con i nostri reperti, con la nostra storia, ma questi reperti non erano qua perché qualcuno ce l'ha messi, non sapevamo dove mettere gli oggetti, no, questi oggetti erano qua perché noi li abbiamo studiati in questi 800 anni. E quindi Padova è famosa perché qua nasce la scienza moderna e questo museo assolutamente racconta un pezzo importante della scienza moderna. Un museo che supera in ricchezza e meraviglia lo stesso orto botanico patrimonio dell'umanità e che farà la felicità di chi lo visita a qualsiasi età. Perché uscendo da questo immenso bagno di natura si è davvero rinfrancati sul senso della vita che invade il pianeta, dai suoi cieli più alti agli abissi più profondi.